Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi parliamo di un argomento che era un po' che non toccavamo. Ci dispiace, chiediamo scusa, chiediamo venia. Stiamo parlando di Google Assistant. Ci sono novità in merito a questo assistente domotico e quindi abbiamo pensato bene di informare anche voi. Ma prima di tutto questo, Marco? Ragazzi, mi raccomando, per quelli che lo vedono magari siano noiosi. Però magari chi lo vede per la prima volta il nostro canale, i nostri video, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché ci sono cose molto interessanti sul nostro canale. Andatevi a vedere magari anche la sezione video di tutti quelli che abbiamo fatto. Ce ne sono su ogni argomento praticamente. Lasciate un bel mi piace, attivate la campanellina e visto che magari è la prima volta che ci vedete, guardatevi la nostra sigla! Anche nel mondo di Google, e non solo in quello di Alexa, come abbiamo visto nei video precedenti, ci sono grosse novità in arrivo. Varie testate giornalistiche web ne stanno parlando e sembrerebbe una cosa piuttosto imminente. E sarà una funzione molto importante, che potrebbe far pendere l'ago della bilancia magari più verso Google che sulla nostra amica magari. Beh, diciamo che potrebbe perlomeno bilanciarlo un po', anche se sul mercato ha preso molto più piede l'assistente domotico di Amazon. Però diciamo che è una bella novità che speriamo amplieranno anche dall'altra parte. Di che cosa stiamo parlando? Della funzione di poter eseguire comandi senza attivare il nostro assistente. Quindi la parolina magica ve la scordate. Esatto, adesso non la diciamo perché magari vi si attiva, però la parola di attivazione per attivare Google Assistant. Questa funzione non verrà inserita per poter fare tutte le funzioni che ci potrebbero essere per il nostro assistente. E non per tutti soprattutto. Esatto, verranno introdotte una serie abbastanza lunga di comandi dove riconoscendo la voce di colui che sta dando il comando e quindi avendola già preregistrata in fase di configurazione, naturalmente, diciamo che vi siete fatti riconoscere dal vostro assistente vocale, allora vi andrà ad eseguire il comando che viene dato senza dire appunto la parola di attivazione. Per esempio si potranno andare ad impostare sveglie, cancellare sveglie, aggiungere timer, accendere e spegnere le luci, chiedere le condizioni meteo, insomma ce ne sono un bel po' di funzioni che comunque sono sempre quelle che vengono maggiormente utilizzate, diciamo. Diciamo anche che i nostri assistenti vocali hanno già implementato parecchie funzioni e quindi fanno di tutto per poterci facilitare la vita. Già il fatto stesso di poter impostare un timer vocalmente già è una grossa comodità. Provate ad immaginare, siete in cucina, state facendo l'impasto del pane o della pizza, dover andare a smanettare su un touchscreen con le mani infarinate o con la pasta attaccata alle mani e dover andare ad impostare il timer. Vocalmente è molto più semplice, o magari siete alla guida, volete impostare una strada, avete comunque la possibilità di attivare vocalmente il vostro assistente e chiedergli di impostare il navigatore per poter arrivare da quella determinata parte, Google Assistant. E quindi diciamo che gli assistenti già stanno facendo tanto, ma poter eliminare la frase di attivazione per adesso con queste frasi che sono più o meno una ventina, diciamo, più o meno, sì, hanno già fatto un passo avanti e speriamo che entrambe le case arriveranno a questo. Naturalmente, come al solito, da noi questa cosa arriverà un po' più in là. Attualmente non viene specificato quando questa funzione verrà implementata e distribuita a tutti. Diciamo che ci sono naturalmente dei tester che attualmente stanno lavorando per far sì che questa funzione risulti ottimale e funzionale soprattutto. Ragazzi, vi abbiamo informato su quest'altra novità per quanto riguarda Google Assistant. Naturalmente, se ci saranno delle novità in tal senso, vi informeremo immediatamente. Per adesso, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao ragazzi! Ciao.